Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Daniela Bello, ex letterina di Passaparola? La sua vita stravolta totalmente, ha abbandonato quel tipo di televisione. La televisione da sempre ha il compito non scritto di lanciare all'attenzione del pubblico uomini e donne in grado di rappresentare nuovi volti nel mondo dello spettacolo. Di fatto un obiettivo concreto, che da sempre permette al piccolo schermo di scovare dei veri e propri talenti, ma anche delle presenze sceniche degne di nota. E così ogni programma, in questo, ha un suo modus operandi, perché questo tipo di situazione può palesarsi in via diretta, parlando ad esempio dei reality show, ma anche in maniera indiretta, come ad esempio quando c'è un corpo di ballo a fare da contorno. Daniela Bello. Ed è proprio in quest'ultimo frangente che si è palesata la presenza del mondo dello spettacolo di Daniela Bello, ex ballerina e volto noto della televisione. La sua carriera, di fatto, è partita in maniera molto semplice ma allo stesso tempo è riuscita in breve tempo a conquistare il consenso del pubblico televisivo. Daniela è nata come ballerina professionista, debuttando nel 1994 come durante il programma Scherzi a parte. Nel 1995, poi, è entrata a far parte del corpo di ballo di un altro programma ancora di casa Mediaset, ovvero La Sai l'Ultima? Al fianco di un grande Gerry Scotti in compagnia dell'ottima Paola Barale. Ancora, la Bello ha partecipato anche al programma Tutti in piazza un anno dopo, ma anche altri, sempre come ballerina. Poi, nel 1997, Daniela ha partecipato al programma Sotto a chi tocca condotto al tempo da Pippo Franco e Pamela Prati, senza dimenticare anche il ruolo di valletta per Ok, il prezzo è giusto, con la grande Iva Zanicchi su Rete 4. Daniela Bello, che fine ha fatto? Ha cambiato totalmente vita. Insomma, la carriera di Daniela nella sua fase iniziale è stata condita da tante soddisfazioni, collaborazioni con programmi che ne hanno accresciuto l'esperienza sul piccolo schermo, ma al tempo stesso l'hanno anche aiutata nel conoscere tante personalità molto importanti all'interno del panorama televisivo. Eppure, tutto questo non è servito per permettere a questa donna di arrivare a stravolgere la propria vita, dicendo addio alla televisione alla quale aveva preso parte per gran parte della sua vita. L'ultima apparizione degna di nota è stata dal 2007 al 2009, quando ha sostituito Gabriella Carlucci alla conduzione del programma Mela Verde in onda su Rete 4, conducendo in coppia con Edoardo Raspelli. Da lì Daniela è praticamente sparita. Ma che fine ha fatto? La donna ancora oggi è una delle promoter di QVC, emittente che si occupa esclusivamente di televendite. Ama lo yoga, come mostra sui social, ed ha di fatto abbandonato definitivamente quella strada intrapresa tanti anni fa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.